Buongiorno cantanti, benvenuti al secondo episodio di Respirazione per i cantanti. Per eseguire questi esercizi sarà sufficiente una sedia o sedersi per terra su un tappetino da yoga. Questi esercizi sono esercizi di rilassamento, ma non di meditazione o di yoga o di training autogeno. Si tratta semplicemente di esercizi che aiutano ad attivare la respirazione per il canto. Quindi mettetevi comodi, schiena dritta e partiamo. Il primo esercizio dovrà essere eseguito con la schiena ben dritta. Se siete seduti a terra con le gambe avanti, potete tenere le ginocchia. E dobbiamo pensare di sentire che dalla terra iniziamo a rilassare le dita dei piedi, poi la pianta del piede, chiudete gli occhi, rilassiamo i polpacci, le ginocchia, le cosce, rilassiamo i muscoli della pancia inspirando ed espirando. Sull'espirazione avviene il rilassamento della pancia. A questo punto lasciamo le mani a terra. Rilassiamo le mani, le braccia, le spalle. Con un'altra ispirazione rilassiamo il petto. Concentriamoci sui muscoli del collo. Lasciamoli andare. Del viso, il mento giù, le guance, gli occhi e la fronte. Da questa posizione iniziamo ad inspirare con la bocca, attivando il sospiro di sollievo. Raddrizziamo le spalle e ancora sospiro di sollievo. Al terzo sospiro di sollievo dobbiamo sentire che il torace si espande. E si rilascia. Mi raccomando, con gli occhi chiusi cercate di non strizzare gli occhi. Può capitare quando ci si impegna a fare qualche cosa, anche quando ci si impegna a respirare e a rilassarsi. Ok, ancora un sospiro di sollievo. Attiviamo i muscoli della schiena. Concentratevi con un occhio anteriore sui muscoli della schiena. Giù le spalle, giù le scapole, dritta la schiena, lungo il collo e libero. Ora rilasciamo i muscoli del collo con un leggero stretching, inspiriamo e ci incliniamo a destra. Rimaniamo qui, inspira, espira, inspira, torna in centro. Inspira, a sinistra, inspira, resta qui, inspira in centro. Ora mandiamo la testa in avanti, sempre le spalle bene indietro, dobbiamo sentire tirare un pochino il collo. Bene, adesso attiviamo la muscolatura del tratto vocale, quindi sbadiglio. Ora facciamo il sorriso di un clown e ascoltiamo bene i zigomi. E giù.
Inspira su e giù. Inspira giù. E giù. Alziamo le sopracciglia. Inspira, espira. E giù le sopracciglia. Inspira. E espira. È importante sempre che ci sia un respiro ritmico negli esercizi che eseguiamo. Ok, adesso mettiamo le mani sulla parte morbida tra la fine del torace e l'inizio del bacino. Inspiriamo con la bocca aperta, morbido il mento, e sentiamo il torace che si gonfia. Se succede questo, rilasciamo e facciamo due rotazioni delle spalle, indietro, mai in apnea, e avanti. Ok, di nuovo le mani sulla parte morbida, inspiriamo e cerchiamo di fare una sorta di colpetto di tosse per sentire se si attivano gli addominali laterali e i dorsali, quindi con il pollice che tocca dietro, per sentire tutta la fascia qui dei fianchi. Ancora inspiriamo, gonfiando il torace, e colpetto di tosse. Ancora. Sentirete che il torace si apre, però i colpetti vanno verso l'esterno, quindi c'è poi un abbassamento del torace, come se il torace, pum, si appoggiasse sul bacino. La pancia rimane completamente morbida in avanti. Non bisogna né spingerla avanti né spingerla indietro. Adesso allo stesso modo facciamo finta di riempire un palloncino, quindi inspiriamo e rilasciamo. Ancora, inspiriamo e rilasciamo. Questo è un esercizio molto molto forte, noi eseguiamo questo movimento verso l'esterno della muscolatura e effettivamente quando cantiamo però non c'è questa rigidità. Bene, adesso lavoriamo visualizzando la parte frontale, quindi inspiriamo e dobbiamo sentire tirare tutti i muscoli intercostali qui sullo sterno, quindi spalle ben aperte, immaginate questo movimento verso l'esterno, tirate bene, schiena dritta verso l'esterno. Potete anche respirare, potete inspirare ed espirare senza per forza fare, ok? È un lavoro muscolare che ci permette di aprire e quindi di lasciare che l'aria entri ed esca in modo spontaneo. Ovviamente però stiamo facendo un lavoro muscolare, quindi c'è una sorta di imposizione. Inspiriamo, spalle belle dritte e tiriamo bene, sentiremo anche tirare qui lateralmente, concentriamoci sullo sterno, sterno bello dritto abbassato con il collo libero e rimaniamo in questa posizione anche se continuiamo a respirare. Tirare, 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 tirare e rilasciare. Molto bene, adesso invece ci concentriamo sulle fasce laterali. Nel precedente video parlavo di posizione sotto le ascelle, in realtà sotto le ascelle potrebbe anche trarre in inganno, attenzione perché è tutta la parte del torace che viene interessata in questo esercizio, quindi dovete sentire tutti i muscoli intercostali fino alla fine del torace che si espandono, soprattutto le coste volanti qua davanti, ben aperte, quindi per attivare la fascia laterale bisogna aiutarsi bene con le coste laterali e naturalmente tutta questa fascia. Quindi inspiriamo, allarghiamoci come se potessimo un po' fare i culturisti, però teniamo sempre ben aperte le spalle e via. Anche qui possiamo rimanere in questa posizione continuando a respirare. Non fate questo con la pancia, lasciate la pancia bella morbida, piuttosto lavorate sulle scapole. Ancora. Ok, rilasciamo un po', spalle.
spalle, giriamo le spalle, indietro e in avanti. Benissimo. Ancora, inspiriamo. E rimaniamo in questa posizione, spingendo bene verso l'esterno. Bene, bene, bene verso l'esterno. E rilasciamo. A questo punto proviamo a eseguire una S. Ci siamo. Continuate, ricordatevi che non dovete mai sgonfiarvi. La nostra S galleggia su una palla d'aria, come se noi fossimo su una bolla d'aria. Questo essere sul fiato, quindi noi siamo ben aperti, il torace rimane aperto, sfruttando tutta la nostra capacità polmonare. E abbiamo tanta riserva, quindi non preoccupiamoci di avere mancanza d'aria. Ok, allora lo rifacciamo, inspiriamo. Lasciate che la S duri quanto riuscite e mano a mano aumenteremo. Ora proviamo a eseguire questo esercizio, però tenendo di nuovo le mani sui fianchi. Mi raccomando, sempre il discorso delle spalle ben giù e del collo bello libero. Il collo deve essere sciolto. Bene, allora noi inspiriamo e quando eseguiamo la S dobbiamo sentire quella spinta verso l'esterno, nella parte morbida tra il torace e il bacino, verso l'esterno e verso il basso, che ci aiuta a attivare e a lasciare libero il diaframma. Quindi in pratica noi apriamo bene le costole come abbiamo visto prima, poi abbassiamo e allarghiamo e sentiremo che qua siamo belli rilassati. Bene, adesso lo faccio eseguire a voi, io conterò, d'accordo? Quindi inspirate in 2 secondi, 1, 2, S in 5, 1, 2, 3, 4, 5, inspirate in 2 secondi, 1, 2, S in 8 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspirate in 2 secondi, 1, 2, S in 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Inspirate in 2 secondi, 1, 2, S in 15, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Un sospiro di sollievo. Inspirate in 2 secondi. 1, 2, S in 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Sospiro di sollievo. Inspirate in 2 secondi. 1, 2. S in 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Allora, questo esercizio può andare avanti quanto volete.
Se la vostra S dura tanto, andate avanti. Se la vostra S dura di meno, fermatevi lì. Piano piano la vostra capacità di ascoltarvi, di ascoltare il torace, di rilasciare la pancia, di lavorare bene con i muscoli dorsali e i muscoli laterali aumenterà. Allora, per oggi io mi fermo qui. Ci rivediamo al prossimo episodio. Io spero che questo video sia stato utile per voi. Non dimenticatevi di mettere un like, di condividere e di iscrivervi al mio canale. Ricordatevi che non c'è niente di meglio che un insegnante che vi cura personalmente. Quindi, oltre agli esercizi che fate con me, fatevi seguire da un insegnante oppure contattatemi su Skype e lavoreremo insieme. Non dimenticatevi di lasciarmi un commento e di scrivermi eventuali richieste. Buon canto a tutti e vi aspetto al prossimo episodio di Respirazione per il Canto. Ciao!